1, si inizia la diretta, ben arrivati. Oddio, ho già il fiatone. Ben arrivati a oggi, lunedì 24 febbraio, un lunedì molto particolare, ce lo ricorderemo per un bel po' di tempo, mi sa. Noi invece siamo qui e ce la parliamo in tutta sicurezza di un bel po', tantissime cose, anzi fatemi andare a riprendere. Nel frattempo salutiamo. Ciao Franci, ben arrivata, benvenuta in live. Allora, è arrivata come affrontare un esame medico del quale si ha molta paura senza anestesia e al contrario, come affrontare la sedazione per fare un'operazione chirurgica. C'è anche, io ce la metterei un pochino dentro, la parte del paura di andare dallo psichiatra, paura dei medicinali, eccetera, perché è pur sempre una paura un po' di salute, paura di andare dal medico, paura di varie cose. Sono due paure un po' diverse, però ce le metto un pochino insieme. Allora, come affrontare un esame medico del quale si ha molta paura senza anestesia? Dall'altra parte la paura dell'anestesia, quindi l'anestesia chi la vuole non ce l'ha, chi ce l'ha non la vorrebbe. Sono sempre delle situazioni spaventose. Il nostro senso di istinto di sopravvivenza, quello che ci sta, che è molto elevato in questo momento di agitazione profonda, il nostro istinto di sopravvivenza nel momento in cui noi proviamo dolore, siamo in prospettiva di qualcosa di doloroso, ovviamente scatta immediatamente e c'è chi preferisce reagire con addormentatemi, non voglio saperne più niente, e c'è chi invece l'anestesia la vede come una cosa del tipo, oh mio Dio, mi risveglierò, cioè ho quasi più paura dell'anestesia che dell'operazione in sé. Voi cosa fate se dovete affrontare un'operazione chirurgica? Avete paura dell'anestesia? La vorreste? Non la vorreste? Come riuscite a scacciare o perlomeno a sopportare la paura che ne deriva? Fatemi sapere voi che cosa ne pensate, anche perché riuscire a parlare di questo a livello psicologico ci sono tante tecniche, in particolare quelle ipnotiche, oppure tecniche di autoconvincimento, tecniche di meditazione, tecniche di rilassamento che aiutano tantissimo in queste situazioni, però bisogna prepararsi un attimino. Non sono tecniche che io mastico tantissimo, so che esistono. L'ipnosi aiuta tanto, ci sono delle persone che fanno le operazioni sotto ipnosi, non sotto sedazione, però ci devono essere delle indicazioni particolari, eccetera, eccetera, quindi non è che lo può fare chiunque, soltanto alcuni esperti riescono a fare una cosa del genere. Però la paura dell'operazione è sempre lì in agguato. Se non, a parte le tecniche, Annino Paola, l'ho affrontata una volta con anestesia, una volta senza. Ma sono cose della vita, la paura ce l'ho, ma nella norma. Ah, ok, Paola, quindi tu dici, io l'ho affrontata sia con l'una che con l'altra, e stai dicendo, sono viva. In un modo o nell'altro l'ho affrontato, un po' come il parto, no? Oppure come, che ne so, quando siamo piccoli ci crescono i denti e fa malissimo. È una cosa del tipo, lo devo fare e stringo i denti, soprattutto per la domanda quella senza anestesia. Mamma di Seba, ciao Laura Ferrario, ben arrivata, benvenuta, sono certa che tu sia nuova. Stavo cercando di capire chi era nuovissima e dargli un benvenuto un pochino più, e chi invece è veterana delle live. Ciao, benvenuta, partecipa con noi se hai voglia. Stavamo parlando di come affrontare le operazioni chirurgiche con o senza anestesia e affrontare un po' la paura del dolore, eccetera. La mamma di Seba dice: io panico. L'unica volta che sono andata in ospedale come paziente è stato quando ho partorito. Avevo 34 anni, parto naturale senza anestesia. Mazza. Vedi, è proprio come il parto, in cui tu dici ho paura, ma in un modo o nell'altro devo farlo. Sara Giulia, benvenuto. Parrucchiere Mondo Uomo, benvenuto. E Martina Boss, benvenuta. Ben arrivata. Ben arrivati tutti in questa live. Allora, sì. L'idea è, alla fine della fiera, anche se c'è l'anestesia, anche se ci sono tutti i rischi connessi a un'operazione, poi non so di che operazioni. Ah no, so che una è le aderenze uterine, l'altra invece è una cosa in generale, però non essendo medico non posso parlare di questa cosa, però ci sta la paura. C'è una bellissima
Io facendo i corsi preparto, spesso affronto l'idea della paura del parto e del dolore con le donne, no? E diciamo due cose: a parte le varie tecniche di respirazione, tutte le varie tecniche di rilassamento, le tecniche di visualizzazione che sono importantissime, purtroppo io non ve le so spiegare. Se volete, chiamo un esperto perché io ve le spiegherei come le potete trovare anche su Google. Invece potrei chiamare un esperto solo se vi interessa, che vi possa spiegare un pochino di queste tecniche. Sono sicuramente degli psicologi cognitivi comportamentali o ipnotici, quindi ipnotisti, come si chiamano, boh, che fanno ipnoterapia. E sicuramente loro vi saprebbero dire molto di più. Quello che io faccio solitamente nei corsi preparto è quello di parlare delle mani, dei geloni. Io solitamente lo uso sempre, anche quando siamo nella fase clou di una terapia che fa molto male. E allora siamo lì e gli dico proprio: hai presente quando vai in montagna, giochi con la neve e a un certo punto hai le mani gelate? Rientri a casa, c'è lo sbalzo termico col caldo, metti le mani nell'acqua tiepida e ti fanno malissimo, ti vengono i geloni. E tu sei lì che dici: oh mio Dio, non passerà mai! Oh mio Dio, mi fa troppo male! Ah, tagliatemi le mani! E non vorresti mai mettere le mani nell'acqua o comunque entrare in casa dove c'è una temperatura più calda perché fa subito male. Però quella fase lì dei geloni è necessaria ed è breve, cioè nel senso è un qualcosa che succederà ma breve nel tempo, che finirà prima o poi e alla fine avrai le mani tiepide, alla fine avrai le mani che non faranno più male ma anzi saranno belle calline. Quindi i geloni sono una fase temporanea necessaria che passa. Adesso siete nella fase del oh mio Dio, devo mettere le mani, ho paurissima. Poi ci saranno i geloni, è vero, si tiene, ma poi le mani saranno belle tranquille. Un'altra metafora che io uso spesso, che aiuta e spesso aiuta le partorienti, è una contrazione in meno. Sono una contrazione in meno alla fine di tutto questo. È un modo di pensare, anche questo, vedete, sono delle tecniche molto cognitive, non c'è nulla di grande smossa interna, ma sono tutti dei modi diversi di pensarla che ti rilassano un attimino. E quindi anche il pensare, ok, manca un'ora in meno prima che io stia bene, oppure sono sotto i ferri, è già passato mezz'ora, ok, sono tutti minuti in meno, è già passata mezz'ora, vuol dire che questa mezz'ora è finita, l'ho già passata, sono sopravvissuta e ci sono, ok? Quindi contare i minuti che passano, contare i quarti d'ora che passano e dirsi una in meno a che finisca, una in meno a che io stia di nuovo bene. Questa è un'altra tecnica che può aiutare. La tecnica della visualizzazione è quella in cui ti immagini e ti concentri profondamente in un posto tranquillo. Hai male, è vero, ma se ti concentri in quello, riesci in qualche modo a distrarti dal tuo dolore. Oppure avere le cuffie potrebbe essere molto utile. Se hai le cuffie con una musica forte, con una musica che ti rilassa o che ti distrae in qualche modo, con anche un audiolibro, un qualcosa che comunque ti distragga dal dolore, visto che sei senza anestesia, parlo alla prima domanda, quella senza anestesia, anche quella potrebbe essere utile, ovviamente tutto da concordare con. Per il prima è non fasciarsi la testa prima di avere l'operazione. È vero che fa una paura bestiale, è vero. In quei momenti, anche in quei momenti, dire: ok, non sono sotto i ferri in questo momento, quindi la paura sarà dopo, è vero. Ma adesso io sto bene e me la godo tutta questo star bene. Me la godo proprio tutta, 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 tutta. Nel momento in cui ci sarà, fare l'esatto opposto. Ok, è già passato un minuto, ok, è già passato un quarto d'ora, ok, è già passata mezz'ora, ok, è già passata un'ora. Andare avanti, cercare di far andare il più velocemente possibile. Pensa che al contrario dicono che è un ottimo rimedio, però io questo boh, non saprei, lo butto lì, però ripeto, ci dovrebbe essere un professionista in questi casi, è quello di concentrarsi sul dolore. Concentrarsi fortemente sul dolore, immaginarlo un qualcosa da poter tenere in mano e immaginare di comprimerlo, di ridurlo con la mente. In questo modo
immaginando di ridurlo, in qualche modo si scatena qualche effetto a livello cerebrale che ti fa provare un po' meno, cioè i recettori del dolore, i nocicettori, rispondono un pochino meno. Ripeto, ci vuole un training, mica da ridere, però ci sono tutte queste varie tecniche. Purtroppo non posso andare più nella profondità perché non sono tecniche che uso io, però sapete che esistono e se le volete approfondire, cercate dei professionisti. Sicuramente qui terapia del dolore ce ne saranno sicuramente un sacco anche in Instagram. Allora, Roberta Travaglia, le mie più grandi paure per il parto, ossitocina epidurale, fatte entrambe per forza. La cosa più brutta del mio parto è stata proprio l'epidurale, ma senza di quella non so come avrei fatto. C'è tanta paura, però alla fine solitamente le nostre paure sono molto più grandi di quelle che effettivamente è poi la realtà. Quindi voi immaginatevi la vostra paura che dovete almeno dimezzarla, perché quello che voi vi immaginate è sicuramente molto più catastrofico di quello che succederà nella realtà. Siete in mano dei professionisti che, ad esempio, la persona che invece deve supportare la sedazione e ha paura della sedazione, ci sono delle persone che sono anestesiste, vuol dire che studiano per quello. E se tu sei lì a sottoporti a quell'esame, vuol dire che di quell'equipe, di quell'ospedale, di quella clinica, comunque ti fidi, c'è un buon nome, quindi ci sarà un anestesista che sa quello che c'è da fare. E anche Roberta ti dice: io ho avuto una paura bestiale, però senza di quella non ce l'avrei fatta. Anche la persona che dovrà togliere le aderenze uterine senza l'anestesia non potrà farla. Quindi è quel gelone, quella paura, quel dover lasciare il controllo e metterci nelle mani di qualcuno che è esterno ed estraneo e che ci mettiamo proprio la nostra vita nelle sue mani. Fa paura. Fa molta paura, mettiamo il nostro futuro, la nostra vita, fa molta paura. Dobbiamo farci veramente forza e affidarci alle persone. Fa paura. Come affrontare questa paura? Capendo che è giusto aver paura, ma che il mio scenario è sicuramente troppo catastrofico. Quindi provare a ridimensionarlo un attimino. Elena, avevo letto anch'io qualcosa rispetto al concentrarsi sulle sensazioni, scusate che io faccio casino, sulle sensazioni del corpo e del dolore. Ok, sì Elena, la nostra mente è potente. Solitamente si scherza dicendo, la potenza della mente, faccio tutto con quella e via. No, la nostra mente è veramente molto potente. Immaginate soltanto che noi riusciamo anche a interrompere le mestruazioni se vogliamo fortemente interromperle, nel senso ci sono ragazzine che non vogliono crescere, non vogliono diventare adulte e interrompono le mestruazioni Milo, soltanto col pensiero, ma non è una cosa magica, è una cosa profondamente concentrata, non voglio, non voglio, non voglio, a un certo punto si riesce, quindi anche la mente, il disagio mentale ti fa abbassare le difese immunitarie, può provocare un abbassamento delle difese immunitarie che ti fa ammalare più spesso, no? Quindi la nostra mente non è scollegata dalla salute del nostro corpo, perciò sicuramente possiamo in qualche modo manipolare le nostre percezioni e quella del dolore è proprio la nostra percezione. Lo scenario diventa qualcosa di peggiore, quindi lo scenario, la paura del dolore, di quello che potrebbe accadere, ti invade, quindi, da quello che ho capito, e diventa il centro di tutti i tuoi pensieri. Ok, qua ci vuole proprio un po' di meditazione, cioè c'è quella cosa del ho un pensiero, ma arriva il pensiero, sento che è allagante, ma proprio perché senti che è allagante, quello è un campanello d'allarme che ti dice va che è esagerato. Va che è eccessivo, va che in questo caso ci sta la paura, non sto dicendo che oh mio Dio sei pazza, no, 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 è normalissimo, però capisci che è no? Ti allaga. Ecco, le cose che allagano, che non ti fanno pensare a niente altro, sono delle cose che noi dobbiamo tenere a bada, sono esagerate, no? E quindi quello è il tuo campanello d'allarme che ti permette di dire mi dis. Scusate, il gatto si è chiuso dentro una stanza, perdonatemi. Vieni a salutarli piuttosto, che hanno tutta questa pazienza. Vieni. Vieni qua. Eccolo qua, Milo. Eccolo tutto il resto. Cosa fai con la mia? Questo qui è Milo. Ciao, ciao. Saluta tutti, anche i nuovi arrivati. Ciao.
Allora, stavo dicendo, sì, quando arriva questa cosa, quando arriva questa paura allagante, a questo punto è proprio il campanello d'allarme che ti deve far distanziare. Solitamente, ed è comunque un qualcosa difficile da fare, ci vuole un bel po' di tempo per riuscire a farlo, però piano piano ci potresti provare, è quello di dire, ok, hai paura, ti rivolgi a te, quindi non so, Laura, ok, Laura, hai paura. Ok, facciamo un bel respiro. È come se tu parlassi alla tua migliore amica, ma sei tu. E quindi ti coccoli un pochino e ti tranquillizzi. E soprattutto ti dici, ok, questo qui è un pensiero catastrofico, è un pensiero eccessivo. Io adesso lo prendo e cerco di mandarlo via. Ma non mandarlo via del tipo, non ci voglio pensare, ma fallo passare, fallo andare. È difficilissimo. Ma è molto molto utile. Ogni volta che ti allaga questa paura è molto utile. Questa è la mentalizzazione, è un po' di mindfulness, cioè riuscire a capire che tu stai facendo un pensiero eccessivo. Già solo il capire che stai facendo un pensiero eccessivo e pensarlo ti distanzia dalla paura e te la fa provare di meno. È particolare, è la mindfulness praticamente. Non è semplice, eh? Se hai la possibilità di andare a farti un corso di mindfulness è più, sarebbe meglio. Allora, ti ringrazio per l'infarinatura. Mi è più chiaro che il primo passo da fare ed è necessario è una consulenza. Sai, Laura, io penso di sì. Cognitivo-comportamentale o anche terapia breve strategica. Secondo me, in questo caso per te, farebbe veramente bene. Almeno da quello che ho capito da domanda, che è veramente poco, però mi sembrerebbe che. Sai che cosa potrebbe essere molto utile da prendere così al volo, secondo me? I libri di Marina e Norta, che sono dei libri che ti insegnano delle piccole tecniche di rilassamento. Secondo me sono libri dell'ansia, non mi ricordo, manuale qualcosa. E vai, prova a vedere, ci sono gli estratti sicuramente su il Kindle, su Amazon, eccetera. Te li puoi vedere anche soltanto il Kindle che hai, non c'è bisogno proprio del Kindle, anche soltanto sul cellulare me li sono visti lì. Ci sono proprio delle tecniche di rilassamento e di meditazione, Marina in Norta. E per chiunque, mi sta strozzando, per chiunque sia un po' ansioso, anche il libro La rana bollita, che è molto molto bello e che ho già recensito. Ti stai strozzando, lo sai? Com'è sta cosa? Ok, ma se parliamo anche di paura di andare, Francicento, oggi un sacco di veterani. Ciao, ben arrivata. Cosa sto dicendo? Ah, sì, l'altra domanda era rispetto allo psichiatra. Anche questa qui è una paura molto, molto frequente. Io ne ho a che fare sempre con i miei pazienti, con i miei clienti, soprattutto, cioè, perché io spesso, nel caso in cui ci siano dei fortissimi segni fisici, io solitamente una visita dallo psichiatra lo faccio fare, ma anche soltanto per avere un doppio parere rispetto alla diagnosi. Io ho già fatto la mia, un doppio parere, oppure per i casi con tentativi di suicidio, robe del genere, o ideazione suicidaria si chiama. Ecco, in questi casi io mando dallo psichiatra, ma anche in casi di depressione, in casi di ansia, in casi di fobie, eccetera. Quindi l'idea di mandare dallo psichiatra è sempre buono, ma perché si manda dallo psichiatra? Perché lo psichiatra prima di tutto ti dà il suo parere sulla diagnosi, quindi la diagnosi abbiamo quattro occhi invece che due va sempre meglio. E poi il farmaco è fondamentale. Io lo dico sempre, il farmaco è utile, ma bisogna saperlo utilizzare. Quindi se una persona ti dà un ansiolitico perché sei ansiosa, hai degli attacchi di panico, scusa. Hai degli attacchi di panico importanti e noi non riusciremo mai a lavorare, oppure sei fortemente depressa. Io posso anche parlarti, ma sarà come parlare al muro se io non abbasso un attimo lo stress all'interno del tuo cervello. Perché dentro c'è questa nuvola nera della depressione che non ti permette di colloquiare con me, di ragionare con me, perché quei pensieri che sono dovuti a dei neurotrasmettitori, a uno squilibrio di questi neurotrasmettitori dentro il nostro corpo, il nostro cervello, quei pensieri ti impediscono di ragionare, ti impediscono di ascoltarti. Esattamente nell'ansia, la stessa cosa. Esattamente se tu, che ne so, sei in un periodo assolutamente nero, eccetera, ecco, i farmaci ti permettono di abbassare questi livelli così alti di neurotrasmettitori o così bassi. E ti permettono di ragionare. A quel punto la parola,
ha la sua influenza. Se il tuo livello di nuvolamento nella testa è troppo elevato, ci vuole il farmaco che lo abbassi. Possiamo allora parlare, mentre parliamo insieme al farmaco, facciamo abbassare di più, poi diciamo vabbè, proviamo a lasciare il farmaco, forse rialza un pochino, poi però ci rimettiamo, però intanto riusciamo a parlare, no? Quindi il farmaco è un qualcosa che o deve essere preso momentaneamente per fare questo lavoro qui, oppure deve essere preso a vita. E se deve essere preso a vita, non vuol dire che si è delle pessime persone, delle persone fragili, semplicemente che noi abbiamo uno squilibrio interno, ovvero i nostri neurotrasmettitori, le nostre cellule, i nostri neuroni, non so cosa sia, secernono troppo oppure recuperano troppi pochi neurotrasmettitori. È come dire, sono daltonica. Se sono daltonica, mi metto gli occhiali per vederci meglio e li dovrò mettere a vita perché non si risolve la cosa. Se sono in una situazione in cui devo prendere un farmaco per sempre, è perché nel mio corpo probabilmente qualcosa ha fatto sì che i miei livelli di, che ne so, noradrenalina, serotonina, eccetera, sono sfalsati e quindi dovrò prendere un farmaco per abbassarlo. Esattamente come se io soffro di cuore e devo prendere la cardiospirina per la vita. Sì, mi impedisce di star male, esattamente come gli psicofarmaci impediscono di star male. Il problema è che gli psicofarmaci hanno uno stigma importante, ma è uno stigma, ovvero è una cosa che noi culturalmente ci diciamo che sono da deboli, allora sei pazzo, eccetera, eccetera. No, non si è pazzi, non si è deboli. Semplicemente c'è una cosa che non va e siamo nel 2020 e riusciamo a sistemarla con un farmaco. Quindi immaginatevi 100-200 anni fa, ve la tenevate così com'era e a quel punto buona. Invece adesso possiamo risolverla. È proprio funzionale il farmaco, non dice niente di voi, se non che avete questo squilibrio di neurotrasmettitori. Però capisco lo stigma, eh? Francesca dice: i farmaci mi hanno aiutato molto, lo rifarei, non ne ho mai avuto paura. Grande, Fra! I farmaci aiutano. Aiutano se vengono gestiti bene, se non si fa abuso, se non si fa la terapia alla cacchio come si vuole, perché spesso sento: ah sì, l'ho preso, poi l'ho smesso, ne ho preso un altro perché avevo le controindicazioni, il mio medico non sa niente. Quello deve far paura. Non andare dallo psichiatra che ti fa una bella terapia farmacologica. Valentina dice: non bene, ma come se dovessi curare il cuore, mi curerei, farei altrettanto per la testa. Esatto. Il fatto, vedi quanto è importante lo stigma? Cioè, la cardiospirina noi la prenderemo. Cioè, se ci viene un infarto, andiamo dal dottore e ci dice: devi prendere sta pastiglia. Mizzega se la prendiamo, ne prendiamo anche due. Mentre se, oppure non abbiamo paura di andare al cardiologo perché mi è venuto un infarto. Mentre se io sono depressa, se io sono ansiosa, se io ho un disturbo di personalità, ho paura di andare dallo psichiatra. Perché? Perché gli altri dicono che sono pazzo, perché io penso di essere pazzo. No, hai una problematica, hai uno squilibrio e che può essere aggiustato con un farmaco. Uguale, uguale, uguale. Chi ha paura dello psichiatra? Come la vede? Ad esempio, Valentina dice: beh, in effetti, se faccio il ragionamento, ci sta come idea. Alessandra dice: io sono contraria in generale, però se nel momento servono probabilmente io accetterei, lo accetterei inizialmente con fatica, ma se aiuta, ok, ovviamente facendo anche delle sedute con il mio psic. Esatto. Allora, la terapia è stato provato che la terapia farmacologica da sola, la terapia psicologica da sola non funzionano bene quanto la terapia combinata, ovviamente nel momento in cui serve anche il farmaco, perché se il farmaco non serve, lasciamoli stare. È ovvio che i farmaci devono essere usati solo se servono. Non prendiamone di più così perché non si sa mai, perché sono un po' in allerta, allora lo prendo subito l'ansiolitico. No, lo si prende al bisogno e quando è veramente necessario. Quindi non sovraccaricarsi di farmaci, ma nemmeno rifiutarsi categoricamente di prenderli, perché quando servono, servono. E se non servono, indovinate? Non servono. Elena, nel caso in cui ci fosse bisogno, sì, li prenderei. Ok. Ciao Nerti, ben arrivata. Ok, quindi il farmaco è davvero un qualcosa che tocca a tutti noi. Mi ricordo i miei zii, comunque sono giovani, che ogni volta che vedono le medicine, oppure anche dei miei clienti che vedono le medicine, prendo sei pastiglie.
Ma queste pastiglie ti stanno permettendo di essere qua da me a parlarmi. Queste sono le pastiglie che ti permettono di essere tranquillo, di star bene. Quelle pastiglie, è vero, è una stufita, però, cavolo, grazie al cielo che esistono, perché i nostri nonni, i nostri bisnonni non ce le avevano e non stavano bene quanto stiamo noi. Gna gna, forse è difficile associare uno squilibrio mentale a uno squilibrio fisico, perché psicologicamente si ha più paura di perdere il controllo. Sì, perfettamente, la perdita di controllo è fondamentale anche nello stigma. Sapere che uno squilibrio psicologico, quindi facciamo l'esempio classico dell'ansia o gli attacchi di panico, ok? Questo viene determinato da uno squilibrio proprio neuronale, ok? Che poi ha delle cause biologiche, psicologiche, sociali, genetiche e quant'altro. Ma alla fine della fiera tutte queste belle cose vanno a finire in uno squilibrio di serotonina. Io quando parlo e lavoro con le parole e lavoro parlando, facendo la terapia immaginativa, eccetera, sto andando a modificare la distribuzione di questi neurotrasmettitori. Lo sto facendo indirettamente, non con un farmaco, ma con le parole, con la famosa potenza della mente. La mente, tranquillizzandosi, crea delle altre connessioni in modo tale che non vada subito l'allarme del oddio mio, subito panico, ma creo un ambiente tranquillo, un ambiente accogliente in cui la persona, riflettendo, riesce a spostare questi neurotrasmettitori, creando nuovi. Non è che si spostano i neurotrasmettitori, ma si creano nuovi legami con altre parti, non con la parte della paura, dell'allerta istantanea, ma con le parti del controllo, per esempio, della tranquillità, no? E quindi uno stimolo che prima ci metteva ansia, poi viene associato a qualcosa che sì, non è il massimo, però riesco a gestirlo. Anche soltanto modificare la nostra percezione di noi stessi è proprio una questione di neurotrasmettitori che modificano le loro diramazioni. Avete presente la cellula del neurone? Ha tante ramificazioni. Ecco, noi possiamo modificare dove vanno queste ramificazioni. Lo possiamo fare con i farmaci, oppure, se non servono i farmaci, con le parole. Se voi vedete alla patologia, ai disturbi psicologici, in questo modo i farmaci, mi sono mossa la lingua, i farmaci probabilmente fanno anche meno paura. Ciao Sharon! Ben arrivata, come stai? Anche Coca Letizia, Cocca Letizia. Giovi, con il farmaco l'unica paura è la dipendenza. Ok, la dipendenza, come anche l'astinenza, come anche la assuefazione, eccetera, ci potrebbe essere, ma se siamo seguiti da una persona capace, può fare in modo di darci quel cocktail giusto di farmaci in modo tale in cui non diventi dipendente. Se diventi dipendente da un farmaco è perché quel farmaco ti serve per la vita. Cioè, punto. E ripeto, è come la cardioaspirina. Se non ti pigli la cardioaspirina, rischi una trombosi, non so cosa si rischia, un'embolia, un ictus, non so cosa si... penso l'ictus si rischi. E allora io me la prendo, non è che sono cioè, son dipendente perché se non la prendo rischio di morire. E quindi io la prenderò per tutta la mia vita. E se io devo prendere per tutta la mia vita un ansiolitico perché così vedo il mondo in un modo più tranquillo, oltre a lavorare su di me, però... Oh, quel neurotrasmettitore lì è così, non si riesce a togliere, posso soltanto sedarlo un attimino, vorrà dire che dovrò prenderlo, esattamente come la cardiospirina. Se ti serve, lo si prende. Ti serve per tutta la vita? Lo prendi per tutta la vita. Ti serve per 2 mesi? Lo prendi per 2 mesi. L'idea è un pochino questa. So che è un po' semplicistica, però in soldoni è proprio così. Allora, proviamo ad andare avanti, che ho già parlato tantissimo. Ad esempio... come vivere abbastanza serenamente in un mondo in divenire sempre più pericoloso e violento? Valentina, ciao Laura, mi piace molto come comunichi e mi rilassa. Oh Valentina, sono molto contenta. Bene, grazie, grazie per il feedback. Mua, un bacione. Allora, come vivere abbastanza serenamente in un mondo sempre più pericoloso? Io quando ho visto questa domanda, ho detto, cavolo, c'ha ragione, adesso siamo tutti qua un pochino tutti incasinati, adesso c'è questa storia qui, aiuto, di qua e là, poi ho pensato, noi stiamo vivendo nel periodo di maggior pace e di maggior benessere, soprattutto noi occidentali, che nessun'altra popolazione sembrerebbe abbia mai vissuto. Cioè, nessuno ha avuto qualcosa come 70, 80 anni, quant'è ormai, non riesco a fare il conto, non c'ho voglia, anni di pace. Noi siamo in pace da tanto tempo.
In realtà, cioè, pensate soltanto un po' di tempo fa, ci sarebbero state le impiccagioni, una situazione come quella che sta capitando adesso con questi virus, un tempo sarebbe stato epidemia subito, subito. Invece noi adesso abbiamo delle ottime speranze, degli ottimi sistemi. Anche soltanto pensare a quello che succede in Cina e quello che succede qui è drammaticamente diverso. Perché? Perché noi qui abbiamo delle possibilità molto maggiori rispetto a quelli che adesso ci sono in Cina e quindi anche il tasso di mortalità è bassissimo, no? Quindi in realtà quello in cui noi viviamo è un mondo molto più pacifico di tanto tempo fa. Tanto tempo fa c'erano un sacco di morti sul lavoro, tantissimi. Io adesso ho dovuto appena finire un corso sulla sicurezza nel lavoro e sono, cioè, le messe in atto per la sicurezza sono giganti, cose che 50 anni fa, dov'è che le vedevi? I bambini, i ragazzi possono crescere, ci si può sposare per amore, mentre prima i matrimoni erano un po' combinati, un po' forzati o un po' per necessità. La mia famiglia non mi può più mantenere, devo iniziare in una nuova famiglia. Un tempo c'erano un sistema educativo molto patriarcale dove se ne davano di santa ragione, adesso picchiare è tutta un'altra cosa, cioè non è più. Insomma, a dir la verità. Il mondo adesso è molto più pacifico. Certo, noi abbiamo, ci sono, c'è sempre, perché c'è anche la parte di violenza, ma la violenza è necessaria, fa parte dell'esistenza umana. Noi siamo de degli animali anche piuttosto violenti, no? Siamo dei predatori, uccidiamo, eccetera. Quindi, con la coscienza e la ragione, noi stiamo migliorando tantissimo. Però ancora adesso siamo comunque, facciamo degli agiti comunque violenti. Capitano ancora delle cose brutte, ma se noi pensiamo anche soltanto a 100 anni fa, a 200 anni fa, che diciamocelo, non è tantissimo, 100 anni fa potrebbe essere anche soltanto un nostro nonno che era nato 100 anni fa, 200 anni fa qualche nostro avo, era tutta un'altra storia, tutta un'altra cosa. Quindi in realtà quello in cui viviamo non è così terribile. In realtà è un periodo di enorme pace, enorme benessere che forse siamo i primi a poter godere. Quindi non andare, dover andare in guerra, insomma, in realtà potremmo farci questo ragionamento per riuscire a capire come andare avanti in un mondo sempre più violento. Non siamo sempre. Pensate anche soltanto alla rivoluzione vegana. Io non sono vegana, però stiamo facendo di tutto per migliorare le condizioni del bestiame o diminuire le uccisioni inutili del bestiame che prima venivano fatte in modo indiscriminato. Tutti i prodotti bio. Stiamo molto attenti alla natura, quindi stiamo andando verso un clima sempre migliore. Ci stiamo piano piano, ma alla fine della fiera ce lo stiamo facendo. Ci stiamo interessando del clima e del nostro impatto personale, quindi cose bio, cose biodegradabili, prodotti ecosostenibili. Insomma, noi in realtà stiamo migliorando. È una cosa molto lenta. Certo che poi gli eventi traumatici, violenti, saltano più all'occhio, ma se tu vedi, la direzione dell'umanità è sempre più verso una cosa un po' più positiva. Provo a fare questo ragionamento. Voi cosa ne pensate? Stiamo andando verso il declino, o tempore o mores, si stava meglio quando si stava peggio? Oppure stiamo andando verso una maggiore coscienza collettiva, delle maggiori possibilità di crescere e di imparare? Lasciamo stare la sfera politica, che quella va a così. Cioè, proprio prima c'è un'idea, poi c'è l'altra, poi c'è un'idea, poi c'è l'altra, ma questo è l'onda storica, non ne possiamo fare niente. Quindi c'è stata viva viva la democrazia, adesso viva viva il sovranismo, poi ci sarà di nuovo viva viva la democrazia. Non voglio entrare in questi argomenti, però no, non sto parlando di quella parte, ma a livello globale in realtà ci stiamo avvicinando verso un sempre più attenzione a noi, all'ecosistema e in realtà alla pace, se non ci dimentichiamo quanto è brutta la guerra. Ecco, quello rischiamo di fare. Siamo da talmente tanto tempo in pace che dimentichiamo quanto è brutta la guerra. Quello è un grande rischio. Gna gna, è vero quello che dici, sarà per questo che ad oggi queste realtà negative le notiamo di più, ma è pur vero che siamo meno preparati, allora forse a viverle spaventano comunque. Assolutamente, perché se tu dici a mia nonna,
no, beh, insomma, a dei nostri nonni, oddio, è scoppiata una guerra, loro in un modo o nell'altro, beh, l'hanno già fatta, sanno più o meno cosa fare, sono sopravvissuti e quindi dico, beh, ok, però qualcosa sanno tirare fuori. Noi siamo proprio impreparati, cioè scoppia una guerra e dici, oh, vado a vedermi un film sulla seconda guerra mondiale perché non saprei che cacchio fare. Quindi è vero che non ci sentiamo preparati. Sono già le 7, quindi abbiamo 4 minuti. Hai perfettamente ragione, fanno paura, ma teniamo presente che siamo tutti direzionati a cercare di evitare le guerre. E tieni presente che la volontà individuale è fondamentale, perché non è che, vabbè, ma il mondo va così. Ok, andrà così il mondo, ma tu fai la tua parte. Quindi, se tu vuoi lavorare sul cambiamento climatico, lavori nel tuo piccolo. Se tu vuoi lavorare per l'assenza di guerre, lavori sul tuo piccolo, a livello politico, a livello sociale, a livello educativo. Tu puoi fare la differenza, esattamente come. Io riprendo sempre la storia dei vegani, ripeto, non sono vegana, ma secondo me è stata una battaglia fondamentale che io incomincio a smettere di mangiare carne, io incomincio a smettere di mangiare carne, cioè tutto il mondo sta cambiando, tutto il mondo dell'allevamento sta cambiando. Oh, è stato il cambiamento di ognuno di noi che ha fatto massa critica e ha cambiato veramente le cose. Capite quanto valore noi abbiamo? Ecco, se abbiamo paura del futuro, incominciamo a dire io posso fare qualcosa per il futuro, lo faccio da adesso. Quello ti permette di avere il famoso controllo. Marco mi dice brava, yeah! Vedi, sono motivatrice, dovrei fare la coach, non dovrei fare la psicologa. E Spirit che applaude, wow, standing ovation. PS, non mangiate carne. Io penso, però questa è la mia idea, di mangiarla in modo limitato, poi io mi astengo dai cuccioli, cioè da quando ho Milo, ma come si fa a mangiare i cuccioli? Non ce la faccio più e quindi purtroppo devo dire di no all'agnello, che a me piace da matti, lo so Milo, che ci vuoi fare? Però un po' di carne la mangio. Allora, io direi, non abbiamo tantissimo tempo. Come aumentare l'autoconsapevolezza? Ecco, come aumentare l'autoconsapevolezza? Ne possiamo parlare perché l'autoconsapevolezza la si può aumentare nel momento in cui accettiamo le nostre emozioni. Basta. Io posso finire qui, è finita qua. Il problema è accettare le nostre emozioni. Quello sì che è un vero problema. Come si fa? Accettare tutto quello che arriva. Accettare che, ad esempio, non siamo perfetti, accettare che ci arrabbiamo quando non vorremmo arrabbiarci, che siamo tristi quando non vorremmo essere tristi, quando siamo tristi quando invece dovremmo essere arrabbiati o sarebbe meglio essere arrabbiati. Accettare quello che arriva e sentirlo. Questo ci permette di lavorare con la nostra autoconsapevolezza ed è difficilissimo perché la maggior parte delle volte noi non riusciamo a capire cosa noi proviamo. Io stessa faccio un lungo, lungo training perché a me serve, io devo, per il mio lavoro io devo sapere quello che provo perché devo capire come risuono con la persona che ho davanti ed è un lungo training molto difficile, non sempre ci riesco. Però piano piano accettare se stessi con tutti i propri problemi, con tutti i miei problemi, le mie seghe mentali, le mie ansie, le mie paure, tutte queste robe qua, al posto di scacciarle, riconoscerle, sapere che io agisco così. Ci sono dei momenti in cui vedo tutto nero, dei momenti in cui mi faccio sovrastare dall'ansia, dei momenti in cui la tristezza prevale o la rabbia. Io vado più sulla rabbia che sulla tristezza. Sullo scoraggiamento, ecco, io so che agisco così e quindi mi accetto, aspetta, cerco di accettarmi sempre di più, è un duro lavoro e mentre io cerco di accettare il fatto che oh, questa giornata va così, oppure oh, sto proprio male, devo superarla e devo fare molta più fatica ad affrontare la giornata con tutti questi pensieri, nel momento in cui l'accetto, allora li posso vedere e posso conoscere sempre più me stessa e quindi controllarli sempre di più. Questa è quella che si deve fare, per essere sempre più autoconsapevoli ed è un grande regalo che ci possiamo fare, davvero grande. Ciao Camelluz! Ah no, ti avevo già salutato, fai ok? Mi sa che non riesco a fare un'altra domanda perché abbiamo proprio 2 minuti. In bocca al lupo a tutti, mancano 5 secondi. Un bacione e grazie per avermi fatto compagnia.